Signori, buongiorno. In questa puntata di Cronache dall'Interno, la nostra consueta trasmissione settimanale, è per la prima volta, no? Mi Sì, la prima pare, volta. è qui graditissimo ospite, no? Il Nicola Sacco, il dottor Sacco, il quale, tra l'altro, è anche componente, il direttivo, no? Di Italia Giusta, secondo la Costituzione. È una persona che ha le antenne sempre attente, tese a captare quelli che sono i fenomeni piuttosto, no? Piuttosto degenerati. Degenerati della politica locale modugnese. Certo. E in questi ultimi tempi, per la verità, sono 10, Sono 12 10 e anni, anche passa più, anni. che noi lamentiamo in continuazione questa situazione tristissima nel comune di Modugno. Però Nicola Sacco vorrà puntualizzare, no? Non dico tutta la storia di Modugno da Un 10 breve anni a questa riepilogo. parte, però quantomeno gli ultimi avvenimenti sconcertanti. Nicola, però io ti faccio questa domanda. Noi di Italia Giusta, secondo la Costituzione, tu eri in lista con Io Italia ero in Giusta, lista, eri in sì, lista, certo. brava, ci siamo presentati l'anno scorso, ecco, proprio esattamente un anno fa, no? Aprile-maggio, si votò, Sì, maggio di un anno maggio fa. dell'anno scorso, ci presentammo e sin da allora noi indicammo in maniera insistente, anche precisa e dettagliata e analitica la situazione di Modugno, per cui dicevamo alla popolazione di Modugno che venivamo da 10 anni, no? Di amministrazione degradata, di amministrazione nella quale Indifferente, il partito partito unico unico e degli per affari. giunta degli affari dominava. Cos'è cambiato? Non è cambiato assolutamente niente. Innanzitutto bisogna dire che attualmente l'amministrazione modugnese è viziata da un peccato originale, che è in strettissima relazione con questo concetto del partito unico degli affari. Il peccato originale della mancata formalizzazione dell'apparentamento tra l'allora alleanza del centro-sinistra e l'UDC. Mancata formalizzazione e mancata ufficializzazione di questo apparentamento, che ha portato una ferita delle regole democratiche in questo paese. Proprio ha oltraggiato i basilari principi di pluralismo e di tutela delle minoranze. In questo caso ha danneggiato noi, Italia Giusta secondo la Costituzione, e il nostro candidato sindaco, che ha preso circa 3.000 voti, quasi 3.000 voti, e che non ha una rappresentanza in consiglio comunale. Ma questa storia ha dell'assurdo, perché insomma, abbiamo avuto un vice sindaco che si presentava comunque inizialmente come avversario dell'attuale sindaco. Si presentava alle elezioni come avversario del candidato sindaco, che oggi è sindaco. In seguito a questa scelta sconcia della mancata formalizzazione dell'apparentamento, lui è stato comunque eletto e ha occupato un seggio di minoranza in consiglio comunale. Quindi noi, Sottraendolo a noi. sì, sottraendolo a noi. Quindi noi avevamo questo pirandellismo di un vice sindaco, che poi in seguito è stato nominato vice sindaco dall'attuale sindaco Gatti, che occupava in consiglio comunale un seggio di minoranza di opposizione che, come detto, spettava a noi. Ora, questa è un po' è anche la storia degli ultimi anni. Insomma, se noi andiamo indietro di un anno e mezzo, e andiamo a vedere come è tramontata l'amministrazione Rana. Più che tramontata, come è scaduta l'amministrazione Rana? È scaduta reggendosi su un asse che era quello del PD-UDC, quello che poi noi abbiamo chiamato Partito Unico degli Affari. Si reggeva su questo asse PD-UDC, dunque loro sono decaduti insieme alla fine del mandato Rana e si sono presentati come avversari nelle amministrative successive, quelle dell'anno scorso. Secondo me questa è una pratica di trasformismo incessante. Si sono presentati come avversari, ma ripeterò il concetto,
E poi si sono ritrovati assieme subito dopo le elezioni, assieme per sgovernare poi alla fine questa città, perché alla fine, in questi 10 anni da dimenticare, noi che cosa abbiamo denunciato? Una città prostrata, una città sfibrata, snervata, e tale è rimasta, ancora oggi è così. Cioè non c'è un provvedimento dell'amministrazione attuale, quella di Gatti, che è degno di essere ricordato, anzi, questa amministrazione si ricorda solo per le defezioni che si stanno Hai verificando. detto bene, hai introdotto bene il problema delle defezioni. Il marchio d'infamia di questa amministrazione è all'origine, no? In quell'accordo sottobanco di maggioranza non formalizzato che di proposito è stato fatto, noi lo possiamo affermare, Nicola, per eliminare l'unica voce critica, no? Rispetto al coro del Partito Unico degli Affari. L'hanno fatto. Il paese ha tollerato incredibilmente questa operazione truffaldina, marchio d'infamia all'origine, no? Di Marchio questa. d'infamia, però specifichiamo che per noi d'Italia giusta secondo la Costituzione significa che l'attuale amministrazione è illegittima e illegale. Questo l'abbiamo ribadito più volte, qui Infatti noi non la riconosciamo. non la riconosciamo. Allora, Questo l'abbiamo chiarito più di una volta, ma è mi stato chiedevi delle bene. defezioni. Le defezioni. Questi signori, Bellomo, vice sindaco che raggiunse l'accordo di maggioranza, sottraendo a noi e via discorrendo, dopo pochi mesi di permanenza come vice sindaco, si dimette. Il capo del cosiddetto partito, quell'altro, Vasile, anche lui Si si è dimette da dimesso. consigliere. Uno dice, si sono dimessi. Ma perché si sono Si sono dimessi? rimessi anche un paio di assessori. E possiamo chiedere perché si sono dimessi? C'è stata una spiegazione o no? Non c'è stata una spiegazione. Noi abbiamo tentato, abbiamo chiesto invano una spiegazione, e l'unica, diciamo, giustificazione che è stata portata a queste defezioni, cioè, diciamo che si è dimesso Bellomo da vice sindaco, si sono dimessi un paio di assessori, è venuto meno anche l'appoggio dell'UDC all'attuale maggioranza, altro assurdo che poi. Niente, noi abbiamo chiesto come mai sta avvenendo tutto questo, non c'è stata data risposta. E dicevo, forse un abbozzo di giustificazione viene dato nel presunto immobilismo dell'amministrazione, cioè praticamente non si riesce a fare le cose che si era pensato di fare in base agli accordi elettorali, non sappiamo, però non viene Ma fuori nessuna un'ipotesi, Nicola, spiegazione. un'ipotesi non potrebbe essere questa, che alcuni, non dico i più avveduti, ma i più furbi, i più scaltri, rispetto all'inchiesta che è in corso da parte della magistratura sugli scandali edilizi a Modugno, hanno voluto, dimettersi per marcare, no? Una Non lo so distanza. quanto autenticamente le distanze dall'amministrazione, dal sindaco e da tutti gli altri che sono indagati. So, ci sono state le dimissioni del capo dell'opposizione Vasile, che secondo me forse sono l'unico gesto con qualche significato di coerenza. Però abbiamo avuto invece dimissioni, quando ci saremmo aspettati altro tipo di dimissioni, E abbiamo certo. avuto le dimissioni, o più che dimissioni, l'autosospensione dal Partito Democratico di coloro che erano coinvolti nelle ultime indagini giudiziarie. Cioè, si è verificato questo, questi si sono dimessi dal loro partito, ma non si sono dimessi dall'amministrazione della nostra città. Si sono dimessi per salvaguardare la verginità del loro partito, Non del Consiglio Comunale? non del Consiglio Comunale e non dell'amministrazione, cioè quasi che Cioè, il lì si può Partito fare Democratico, tutto. il Partito Democratico e gli elettori del Partito Democratico avevano più interesse ad essere tutelati piuttosto che
la stragrande maggioranza dei cittadini modugnesi, cioè questi non si rendono conto che il partito è un gruppo ristretto, una restrizione di tutta la cittadina modugnese. La cosa che avrebbero dovuto fare era, prima di tutto, venire a dare delle spiegazioni, perché noi abbiamo chiesto delle spiegazioni, cioè non pretendiamo di sostituirci a un tribunale, le spiegazioni necessarie vanno date in un tribunale, eccetera, però noi abbiamo chiesto, scusate, ma che cosa sta avvenendo? I giornali parlano di concussione, i giornali parlano di concessioni edilizie rilasciate dietro mazzette, perché non venite a spiegarci che cosa avete fatto? Le spiegazioni non sono mai arrivate, sono invece arrivate le autosospensioni, questo balletto osceno. Chiedo, quanto tempo abbiamo ancora? Nicola, 5 minuti, mi dice il nostro severo regista. Però io ti voglio fare una domanda finale, no, sulla questione dell'amianto e della cementeria di Modugno. Tu sai, perché hai le mani nella pasta anche qui, che noi abbiamo sollevato in maniera forte questo problema dell'amianto che è presente a tonnellate nella cementeria, nell'ex cementeria Italcementi di Modugno. Abbiamo svolto un'inchiesta, abbiamo pubblicato atti, studi e via discorrendo. Abbiamo denunciato pubblicamente e abbiamo chiesto agli amministratori del comune di Modugno, diteci, no, come stanno le cose. Risposte incredibili, no? Risibili, risposte addirittura ottuse. Non c'è mai stato amianto, ha detto l'ex assessore all'ambiente, che adesso è passato a non c'è mai stato amianto, non è mai stato usato amianto come materia prima nelle lavorazioni, ma infatti non sono nemmeno d'amianto. Abbiamo rivolto la domanda, ma non nel senso c'è o non c'è amianto. L'amianto è scontato che c'è. Abbiamo detto al nuovo assessore Agostino Di Ciaula, il quale venne ad un convegno organizzato da Italia Giusta, ma disse, secondo me in maniera strana, ma anche ambigua, no? Io vengo qui del vostro convegno non come assessore, ma come medico. Medico dell'ambiente. Come se fosse possibile, no? Poi una persona si divide, si scinde in tanti pezzetti, in tanti segmenti. Il medico, che è lui medico giustamente, non lo è, non parla con la persona politica Agostino Di Ciaula, no? Sono dei compartimenti stagno incomunicabili, ma vabbè, è un sofisma per non affrontare il problema. Se ne uscì con questa battuta, tutti quanti noi l'accogliemmo come una battuta un po' di bassa lega. Bene, però non abbiamo avuto neppure da lui, no, un'interlocuzione seria sul problema. L'amianto c'è, i lavori li stanno facendo. Che cosa sta succedendo nella ex Italcementi di Modugno? Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che presto non troveremo più traccia dell'amianto che era presente a tonnellate, in svariate tonnellate, come si diceva in diverse relazioni, perché stanno demolendo tutto, stanno smantellando tutto, presto non troveremo più niente, l'amianto sarà rimasto nell'aria. E non riusciamo ad avere un'interlocuzione con il neo assessore all'ambiente. Che dire, lui si è presentato come medico per l'ambiente, secondo me quasi a dire che interveniva in questa amministrazione così come un medico, quasi che dovesse operare d'urgenza un moribondo, una città e anche un'amministrazione che appunto versa in stato comatoso, e lui interveniva come medico. Come Mario Monti per... Come per Mario Monti, no? Sì. Al capezzale di Modugno, lui, al capezzale dell'Italia. Ma io penso che intendesse anche al capezzale di questa amministrazione. E c'è anche, certo. Perché si rende conto che è un'amministrazione moribonda, anche questa. E però io credo che lui non debba avere la presunzione poter pensare di cambiare per quanto sia competente, bravo, eccetera. Non può imbarcarsi in un'amministrazione che, come si è detto noi,
come si è detto da parte nostra, è comunque illegale e illegittima. Quindi noi abbiamo intrattenuto dei buoni rapporti con il mio assessore all'ambiente, ha collaborato anche in minima misura all'inchiesta svolta da Nicola Magrone sulla cementeria, eccetera, ha portato i suoi dati, ha contribuito a migliorare la nostra conoscenza anche sulla questione della cementeria. Però, dico, questa presunzione è del tutto stigmatizzabile, è da stigmatizzare. La cementeria, lui ha sempre sostenuto che nella cementeria c'è amianto. Ora, io dico che c'è una sola cosa da fare, visto che lui oggi è assessore. Lui deve bloccare tutto, fermare tutto, aprire i cancelli ai cittadini, agli esperti, alle associazioni e permettere di andare a verificare che cosa c'è là dentro. Proprio perché lui a tutt'oggi sostiene che l'amianto c'è stato e c'è. Ed è in contraddizione con gli amministratori precedenti. Va bene, Nicola, il tempo mi dicono che ce lo siamo bevuto tutto. E comunque, questa questione della cementeria l'abbiamo trattata in ultimo, però ha bisogno di ulteriori, no? Considerazioni. Noi ne abbiamo da fare tantissime, tantissime di considerazioni e riflessioni e dichiarazioni su questo tema. Ma non è finita qui. Faremo altre manifestazioni, altri convegni, cioè non ci scorderemo di questo problema e lo terremo sempre in Assolutamente no. grande evidenza perché è un problema scottante. Ne va di mezzo la salute, no? Dei nostri concittadini. Ringrazio tutti, ringrazio Nicola Sacco e ci vediamo alla prossima puntata di Cronache dall'Interno.